Benvenuti a questo nostro primo appuntamento con Writing, il mestiere di scrivere, un video magazine su tutto quanto fa scrittura ed editoria. Una struttura molto semplice, composta di book match sul ring con l'autore, di book market, consigli di lettura, di book trailer, libri da vedere e di book show con la vetrina degli emergenti. A questo punto, via con la sigla. Napoli e gli infiniti modi di percepirla. Con noi sul nostro ring Maurizio Ponticello, scrittore, saggista, animatore culturale, vincitore dei premi Masaniello, Emily Dickinson, Domenico Rea e autore di due eccellenti volumi, Napoli città velata e I misteri di Piedigrotta, entrambe editi da Reedizioni Controcorrente. Esistono altre Napoli oltre a quella descritta in Gomorra e soprattutto c'è la possibilità di raccontarle oggigiorno? Allora, certamente la Napoli di Gomorra è una Napoli autentica, è una Napoli assolutamente vera, ma una Napoli che crea un disorientamento, perché Napoli non è soltanto quella, è uno degli aspetti della città. È l'aspetto chiaramente più sordido, quello più sotterraneo, quello delle tenebre che tendono ad occupare il suolo alla luce, quindi a invadere. Ma Napoli per fortuna non è assolutamente solo quello, Napoli c'ha un variegato mondo dal quale attingere, compreso le macchiette se vogliamo, ma c'ha anche letteratura seria, storie serie da raccontare, una tradizione letteraria di altissimo pregio. Ma allora quali sono le ragioni del grande successo mediatico di questi scrittori sulla scia ovviamente di Saviano, che poi raccontano quasi esclusivamente questo lato borderline della nostra città? Ma io non so se effettivamente ci sia questo successo mediatico al di là di Gomorra, cioè queste emulazioni un po' indotte da certa editoria che hanno un po' voluto che di Napoli si parlasse soltanto in un certo modo, alla fine hanno ottenuto realmente un risultato. Certo, ci sono libri e libri che continuano a parlare di questa Napoli violenta, Napoli sporca, Napoli invasa dalla spazzatura e Napoli un po' caposaldo del quartiere mondiale della Camorra. E va bene questo, però hanno successo realmente? Io ho dei dubbi su questa cosa. L'editoria improvvisamente a Napoli ha fatto una specie di invasione, no? Cioè non era mai capitato che scrittori napoletani avessero addirittura una chiamata da parte dei editori nazionali, cioè scrivici sulla Camorra, ti paghiamo. Esatto. È assolutamente una novità, è una novità devastante, che poi questi abbiano successo sull'onda lunga di Gomorra, onestamente ho delle perplessità. Manco a farla apposta, nel 2007 esce Napoli città velata in concomitanza, non voluta credo con... Assolutamente, io non sapevo neanche chi fosse Saviano. Appunto, ma come questa definizione di città velata, come ti nasce? Qual è la ragione per cui hai scelto questo titolo? Ma innanzitutto il libro Napoli la città velata esce contestualmente a Gomorra ed è un fatto assolutamente episodico, succede, ma non... E il fatto è che parlino di due città completamente diverse, sembra quasi che non siano la stessa città, perché di Gomorra sappiamo, quindi è inutile che andiamo a raccontare l'immagine che narra rispetto a Napoli. La città velata è quella che racconto io, perché cerco di andare al di là di quello che appare e andando a scoprire una serie di veli fin quando non trovo, guarda un po' di sole.
questa, diciamo, è la differenza sostanziale poi tra i due tipi di testo, che insomma, chiaramente sono imparagonabili se non per il fatto che parlano incredibilmente della stessa città. Perfetto, allora ringraziamo Maurizio Ponticello, mi sembra miglior esordio col nostro Ring non poteva esserci e vi aspettiamo naturalmente numerosi in libreria. Grazie. Vi proponiamo il libro Racconti Pernisi dall'Unità d'Italia, a cura di Maria Franco. Maria Franco è un'operatrice che lavora all'interno del carcere di Nisida. Questo libro è l'occasione che l'editore guida ha dato a degli scrittori di raccontare le storie in bilico tra fantasia e realtà. Ha fatto incontrare uomini illustri che hanno dato la vita per un ideale durante l'Unità d'Italia e ragazzi difficili, figli della Napoli delle emergenze. Ne nasce un romanzo toccante che però non cede mai il passo a toni pietistici. Il secondo ospite della rubrica Book Show è Dino Simonelli, con il suo L'omicidio Cuocolo, edito da Bopelled. Allora Dino, come mai proprio L'omicidio Cuocolo? È una vicenda che mi affascina per le caratteristiche emblematiche che presenta. In effetti suonano un po' come conferma ad una idea che mi piace, che mi frulla nella mente da un po' di tempo, che cioè la realtà fondamentalmente sia sempre la stessa, sempre uguale. E poi c'è una premessa da fare: io sono uno scrittore napoletano, quindi ho bisogno di esprimermi parlando di cose che conosco e che amo. E che cosa di più di una vicenda ambientata a Napoli che mi mostra la Napoli qual era e qual è sempre, sempre uguale, sempre la stessa, con la sua incredibile frammistione di bene e di male, di bello e di brutto. Un libro che parla di verità, verità nascoste e verità da svelare. Secondo te è possibile svelare la verità, soprattutto quando tutti decidono che non debba essere così? La domanda posta in questi termini non ammette una risposta. Preferisco cambiarla e dire che non conta tanto la verità in se stessa, la meta da raggiungere. Quello che conta è la sincerità con la quale la si ricerca. Si cerca di trovarla, di inseguirla. L'attualità di questo processo, di questo caso, consiste anche in questo. Ci ritroviamo tutti quanti gli elementi che
sono oggi intorno a noi. Abbiamo la camorra o quella che si definisce tale, abbiamo le tisipro costituite, abbiamo l'ottusità di alcuni e la preveggenza di altri, abbiamo i sentimenti, quelli grandi, quali l'amore, l'odio, e quelli piccoli, quali la meschinità, l'invidia, perché poi fondamentalmente non si tratta di un saggio, ma si tratta di un romanzo, per cui ho tentato un'operazione, cioè ho innestato su un fatto storico realmente avvenuto e realmente raccontato per come è andato dei personaggi di fantasia che meglio servono a illustrare le mie idee. Quindi se volete intraprendere questo viaggio con noi tra realtà storica e fantasia ma verosimile, noi vi diamo appuntamento in libreria con Il caso Cuocolo di Dino Simolendi.